Salve a tutte e tutti, qui il vostro amico Sant'Enchan ancora una volta. Stavo pensando, lo faccio un video o non lo faccio un video? Lo faccio un video o non lo faccio un video? E mi sono risolto nel farlo. Vi voglio ringraziare di aver visto così tante volte il mio ultimo video, che in pratica YouTube l'ha bloccato a 301 visioni, però le ha superate. E quindi forse fra qualche mese o fra qualche anno, come tipico di YouTube, quando un video supera le 301 visioni, anche se in alcuni video non me l'ha fatto, subito ha superato 301 visioni, in questo caso l'hanno bloccato. Dicevo, il video ha sforato le 301 visioni e già al secondo giorno. Però peccato che nella tradizione dei miei video, quando passano in pochi giorni le 301 visioni, poi si fermano a 400-401 visioni. Cioè mi piacerebbe che superi le 301 visioni in 3 giorni per arrivare alle 30.000 visioni, alle 300.000 visioni. Però no, si fermano i miei video subito, fanno un balzo e si fermano alle 400-500 visioni. Non è poco, ma non è neanche i risultati che vorrei. Vabbè, allora, dopo questa breve introduzione, partirà il video del giorno. Vediamo che vi posso raccontare. Perché non mi va di prendere appunti. Quando ho un'idea brillante, la voglio esprimere così. È nel mio stile e penso voi mi seguiate per questa stessa ragione. Oggi Allora, è lunedì sì. 16 marzo, sono le 12:24. Vorrei tanto cambiare questo cellulare. Vediamo se YouTube me lo permette. Magari mi prenderei un Nexus. Io lo dico se c'è qualcuno del tubo che mi guarda. Permettete ai miei video di arrivare a 100.000 visioni a qualcuno, così mi prendo i prodotti Google nella Google Store. Poi farò dei tutorial, se me li mandate a casa, i prodotti tecnologici della Google Store. Non importa quali siano, cellulari, tablet, computer, se me li cedete e vi regalate, e farò dei tutorial, quindi ci guadagnate. Allora, ho fatto l'ultimo video dedicato a delle esternazioni sul papocchio, cioè sul patto del Nazareno fra Berlusconi Silvio e Renzi, Matteo Renzi. Esternando tutto quello che mi veniva a mente, ho visto che ha avuto successo perché molti altri video che ho caricato in 2 o 3 anni, 2 anni e mezzo, li hanno visti 200-300 volte. Invece questo video l'hanno visto più di 300 volte in 3 giorni o 4 con oggi. Evidentemente nel nostro paese si hanno poche informazioni e poche riflessioni sulla politica e su questa casta politica. Per cui alla gente importa di più parlare di politica, nel passato non era così, che non parlare di Sanremo, della gastronomia. Infatti, quando io ero giovane, negli anni 80, che ci avrò avuto nell'80, sono del 69, nel 79 avevo 10 anni, nell'89 avevo 20. I giovani non ci interessavamo tanto di politica. Invece adesso vedo che l'età promedio di quelli che ascoltano i miei video sulla politica è dai 15 anni ai 25. Quindi c'è molto più interesse per la politica. Io credo non tanto per gli ideali che già non esistono, sono delle forme di abbindolare la gente e di creare del proselitismo. Ma perché la crisi dei valori nella società e nella politica è così forte, la crisi di identità culturale e politica così forte, la corruzione così allargata e così profonda, che la gente vorrebbe sapere se ci può essere un'alternativa migliore di fare politica o è la politica già il cancro della società, la burocrazia. E quindi l'interesse di così tanti giovani, che è un bene,
per la politica, non nella politica, in tutto quello che si dice per della politica, è perché vogliono rimanere speranzosi e immaginarsi se è possibile un'alternativa a tutta questa corruzione, destra, sinistra, tutti inciuciati. E quindi vogliono ascoltare delle opinioni, vogliamo tutti noi ascoltare delle opinioni che ci facciano sapere se è possibile fare un'altra politica, non per quale ideale aderire, perché già i partiti hanno dimostrato ampiamente in Italia di non avere ideali. Anzi, hanno superato il pragmatismo perché già non hanno neanche un programma al quale aderire. È solo tutta una costante campagna elettorale per convincere la gente di seguirli, di tesserarsi e di votarli. Invece la gente si è stancata di tutto questo. Queste sono le ragioni per le quali a volte, senza volerlo, si ritorna ad avere nostalgia dei politici della Prima Repubblica, come Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante, dei quali io, a parte che da giovane non mi occupavo di politica, quindi non so neanche esattamente che rappresentassero, però non ne condividerei neanche le idee, non mi sento né di destra né di sinistra. Però perlomeno quei politici, come molti altri di quel periodo, avevano una cosa che i politici della Seconda Repubblica e di questa Repubblica, che non si sa manco se la seconda, la terza, la quarta, si è ritornati alla prima bis, avevano quei politici, dicevo, una caratteristica che quelli di oggi, anche della Seconda Repubblica, nata dalla corruzione, dai processi di Tangitopoli, non hanno, cioè l'integrità, la conseguenza con le loro scelte e la coerenza. Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante non passavano da uno schieramento a un altro, anzi Giorgio Almirante è rimasto chiuso nel suo piccolo schieramento come caporale di idee nostalgiche, ed Enrico Berlinguer è anche rimasto chiuso nel suo schieramento perché poi ha vinto la linea di Bettino Craxi e della corruzione a sinistra. Quindi sono stati due politici che si possono criticare di qualsiasi cosa, però nel mio giudizio almeno non si possono dire ipocriti o che siano arrivati a compromessi pur di entrare in una maggioranza, pur di vincere le elezioni, pur di essere votati, pur di essere intervistati dall'establishment, pur di sono stati dei politici che hanno fatto quello che dovevano fare dal posto in cui si volevano trovare o si dovevano trovare per la contingenza storica, e sono stati coerenti con i loro elettori. Invece quelli di adesso vanno e vengono da un'istituzione o un'altra, come cambiarsi di vestito. Si cambiano la camicetta rossa, se ne mettono una nera. Poi se ne mettono una rosso nera, una nero rossa, una bianca, una azzurra. Sembrano i giocatori di calcio che già non appartengono alla città della squadra. Possono essere stranieri, possono essere di altre regioni. E non si sa che giocano a fare, giocano per denaro, non per la gloria del calcio o della squadra. E così fanno i politici oggi. Giocano per la gloria del denaro. Allora, ricapitolando, è sempre il vecchio ragionamento che c'è sempre stato in Italia. Come rinnovare la vecchia classe politica che poi si estende, si ramifica a livello burocratico, dirigenziale, con gli intrecci con l'amministrazione pubblica, l'industria privata e pubblica, con le vecchie leggi, oppure se bisogna prima rinnovare le vecchie leggi o farne di nuove con la vecchia classe amministrativa, burocratica, politica, i vecchi funzionari, perché ci sono dei funzionari che lavorano da più di 40 anni con certi incarichi che li accumulano, e quindi come possono fare leggi nuove persone che ancora hanno più di un incarico, doppio lavoro, con più di 70 anni, che non entrano giovani,
o se entrano giovani, entrano per conto di vecchi partiti politici con ideologie superate e che hanno come tutori i politici che, anche se escono dalla politica, rimangono dei referenti politici. Quindi, come rinnovare il paese se c'è troppo vecchio che diventa marcio, che si sta mummificando? I tutori di politici nuovi come Renzi sono i vecchi referenti politici. Renzi non è che è entrato dal nulla. I senior del suo partito lo hanno messo lì. Quindi alla fine è sempre il vecchio che si perpetua, si riproduce nel nuovo. Il sogno sarebbe di avere una nuova concezione politica, frutto di una nuova classe politica e di nuovi partiti politici e nuove leggi. Ma non si può avere tutto nuovo. Allora è come gli zombie, che sono dei morti in vita, ma che si riproducono non sessualmente, ma fagocitando la gente viva. Ti morde uno zombie, diventi anche tu un morto vivente. Perché gli zombie si perpetuano con la morte, con la putredine, non con la vita. E quindi la vecchia classe politica è come uno zombie che si fagocita il nuovo e cambia tutto, perché nulla cambia, perché poi rimangono i vecchi politici, i controllatori del nuovo. Renzi rischia di essere la proiezione non della seconda, ma addirittura della prima repubblica nella terza. E quindi nulla cambia, eppure nella forma tutto cambia, perché è chiaro che prendono nuovi politici con nuove forme di fare, e lui ha 4 o 5 anni meno di me, però nell'essenza non cambia nulla, perché chi legittima il governo di Renzi sono persone molto più anziane di lui e che non compaiono nei mezzi di comunicazione a fare politica, ma rimangono dietro le quinte, perché ha più potere chi influenza la politica che non chi fa politica attivamente. Quelle sono solo le maschere. La gente si è abituata a considerare i cambiamenti sociali e culturali come qualcosa a corto e mediano termine, ma la politica la fanno i colossi della finanza, i colossi delle banche, delle industrie. I politici sono gli ultimi carri del treno. Anzi, vi dirò di più: oggigiorno è l'economia che conta, voi lo sapete, non la politica, per quello che gli ideali sono morti, perché non si determina l'economia attraverso la politica, ma al contrario. Ma quelli che determinano l'economia non siedono neanche nei governi, perché finché gli stati, come lo Stato italiano dagli anni 50 o 70, cede la propria supremazia monetaria e delega degli enti privati come le banche ad emettere moneta, allora la cosa più importante è che non importa quale politica economica ci abbia la classe dirigente, sempre dovrà emettere moneta chiedendola a prestito da un ente erogatore privato. Quindi per ogni euro che si immette, che non lo emette la banca centrale italiana per conto del governo italiano, perché anche la lira a un certo punto non era più emessa dalla Repubblica Italiana ma dalla Banca d'Italia, che è un ente privato, adesso è l'euro che è emesso dalla banca dell'Unione Europea per conto delle banche nazionali dei vari paesi, che sono banche private. Quindi l'Italia dà 2 volte la deroga ad emettere banconote, rinuncia 2 volte al diritto di sovrania bancaria monetaria. Primo, perché aveva già delegato la Banca d'Italia ad emettere moneta, carta moneta e anche monete, quando dovrebbe farlo la Repubblica Italiana. Quindi paga interessi alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia deve derogare questo alla Banca d'Europa, perché adesso emette per conto della Banca d'Europa la moneta, neanche per conto della Repubblica Italiana. Quindi paghiamo 2 volte interessi per la moneta. Invece c'è stato un momento che la lira la emetteva la Banca d'Italia. Perché hanno rinunciato a questo diritto gli italiani? Non si sa. Però già vediamo i disservizi che ci sono negli ospedali, perché si hanno terziarizzato i servizi dell'ospedale.
La cosa peggiore è stata che soprattutto sia arrivato prima durante il regno della lira e adesso con l'euro a terziarizzare l'emissione di moneta. Questo significa che un privato, un terzo, emette la moneta. Prima la Banca d'Italia emetteva la lira per conto dello Stato e ci guadagnava 1,5, magari era quello che ci guadagnava. Adesso ha dovuto la Banca d'Italia dare la deroga per emettere l'euro per conto della banca europea che sta in Germania. Quindi adesso magari paghiamo un 3% di interesse. Questo significa che ogni euro, ogni banconota di euro che entra in Italia, per esempio di 1 euro, deve ritornare alla fine alla banca europea che fa gli interessi della banca della Deutsche Bank. Per ogni euro deve ritornare 1,3 euro. Cioè, stai sempre in debito, perché io ti do 1.000 euro per dire, ah, sono tanti, sì, ma tu mi devi subito ridare 1.300 euro. No, non li hai perché hai 1.000 euro. Allora magari mi paghi per non avere morosità e mi chiedi altri 300 euro e io te li do e ti dico, adesso mi devi dare 60 euro su quei 300 e fanno 360. Allora me li ridai subito, c'hai più credito, ma c'hai più debito. Allora io ti dico, va bene, a parte tutto quello che si è accumulato, che continua a accumularsi, su quei 360 mi devi 60. Allora continuo a emettere perché tu devi coprire quel debito, ma intanto sommati tutto quello che è rimasto dietro. E così poi alla fine dici, va bene, dammi 10.000. È un po' come un casino, no? Che io ti do 10.000 fish. Tu te ne segui giocando. Sì, vinci, però intanto mi devi interessi maturati sugli interessi degli interessi della prima emissione e allora non finisce mai. Quello è il vero debito pubblico, non le spese che lo Stato fa che non sono debito pubblico, ma per spendere i soldi deve chiedere moneta e quindi il debito pubblico si genera sì dalle spese, ma a causa che non controlla lo Stato l'emissione di moneta. Lo Stato non avrebbe da spendere in interessi se controllasse l'emissione della sua moneta. Per esempio, quando la moneta era emessa dallo Stato italiano per conto dello Stato italiano, dovevano spendere 800 milioni di lire nel fare un'autostrada e non dovevano pagare gli interessi a nessuno. Invece, quando la lira ha iniziata a essere emessa per conto della Banca d'Italia, lo Stato italiano doveva emettere titoli di debito. Allora, gli 800 milioni di lire non erano più 800 milioni di lire, perché la Banca d'Italia doveva lavorare prendendo degli interessi, il 10%. Allora erano 880 milioni di lire, perché prendeva il 10%. Capisci? Allora, il debito pubblico erano quegli 80 milioni di lire che, cedendo la sovrania di emissione di moneta, lo Stato italiano doveva dare in titoli di interesse alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia che non si accontentava di accumulare banconote, perché se no qual è il gioco di Monopoli? Solo rimanere con i bigliettini di carta degli altri? No, rimanere con le proprietà degli altri. Quindi molte cose che erano del demanio pubblico, edifici, parchi, gestione dei monumenti, si sono privatizzate o terziarizzate perché poi le banche se ne sono appropriate, anche le case e tutto il resto. Poi quello ritorna allo Stato perché lo Stato ha bisogno o attraverso gli affitti o attraverso di comprare di nuovo delle proprietà che ha preso la banca. Quindi è tutto un pendolo. Privatizzazioni, statalizzazioni, nel mezzo la banca che continua a stampare biglietti che servono allo Stato e che dovrebbero essere di missione dello Stato. Quindi la politica la fanno chi emettono i soldi, come diceva un Rothschild. Non mi importa chi fa la politica o chi emana le leggi, l'importante è poter emettere carta moneta. Se lo Stato ritornasse a emettere la propria moneta, magari la vita sarebbe più cara per i cittadini. Però si potrebbe fare una vera politica economica anche con ideologia. Ecco perché vogliono fare guerra alla Russia. La Russia, anche se adesso è capitalista, è rimasta con delle strutture economiche e bancarie di tipo
sovietico. Poi c'è Corea del Nord, Cuba e Cina comunista, che hanno il controllo diretto delle banche e della moneta, dell'emissione della moneta. In tutti gli altri paesi, anche se si chiama Banca d'Inghilterra, Banca di Francia, Banca d'Italia, sono enti privati. Solo in Russia, anche se non è più comunista, e nei paesi dell'ex Unione Sovietica, anche se è nato un processo ambiguo di privatizzazione, come anche in Cina, ancora il controllo diretto dello Stato. Infatti si parla di ingerenza dello Stato nei negozi anche in Russia, e sembra che questo appoggio a Piazza Maidan servirebbe per influenzare la politica economica russa. Non siamo ingenui. Sono le 12:52, parlando passa il tempo, poi come faccio io del più e del meno. Adesso chiudo questo video perché niente, era per dirvi che apprezzo che abbiate visto bene il mio video ultimo. E vorrei fare un tutorial di gastronomia, ma oggi non mi va. Ecco quello che ci abbiamo per pranzo. Involtini con patate. Non so se sono di spinaci o qualcosa del genere. Però ecco, questa volta non faccio uno dei miei tutorial, ma vi invito a guardarli, i miei tutorial di gastronomia. Più avanti magari ne farò qualcuno. E per chiudere, vi dico una cosa. Volete sapere se siete degli ingenui? Volete sapere se credete a tutto quello che vi dicono? Volete sapere se vi possono strumentalizzare, utilizzare i politici, i mezzi di informazione, i mass media, i sindacalisti, i giornalisti, i burocrati, i funzionari, chi decide a tavolino quando dovete vivere e come dovete morire? Voi direte no, io no, mi tengo informato. Leggo i giornali tutti i giorni, giornali che sono finanziati dagli aiuti di Stato che passano attraverso le segreterie dei partiti politici. Quindi chi decide quello che devono pubblicare i giornali? I direttori, i giornalisti? No. Voi siete informati perché guardate la televisione di Stato o le televisioni private. Ma chi decide quello che devono mandare in onda? La maggior parte delle ansie vengono dal Nord America, da Inghilterra, non come in internet. Quindi anche il lavaggio del cervello di Paolo Pasolini diceva, e lo dicono nella RAI, che la televisione è un mezzo di comunicazione fascista, unidirezionale, dispotico. Grazie al cielo c'è internet, ma la gente non si informa in internet in Italia, solo caricano dei video di Minecraft. Invece bisogna guardare in internet, perché ci sono molte rivelazioni di quello che sta succedendo in Ucraina, di cose sporche ne fanno dall'uno e dall'altro bando. Ed è probabile che se la geopolitica cambiasse, deciderebbero le stesse forze occulte che stanno dietro questa confrontazione, l'ennesima, inutile, che ce ne sono state tante, delle quali in Italia non si è parlato perché non era nell'interesse delle televisioni pubbliche di Stato e anche private, come la guerra che c'è stata fra Moldavia e Russia, che si è creata Transnistria. Bene, in Italia io ho parlato con delle persone, nessuno dei miei amici sa, e anche in Europa, che cosa sia Transnistria e che ci sono stati 3 milioni di morti. Moldavi e transnistini per una secessione che è stata come quella che hanno provocato nelle regioni confinanti con Russia in Georgia e che stanno provocando in tutta Ucraina. Chi c'è dietro queste secessioni? Perché le vogliono? E come possono convincere l'opinione pubblica dell'uno e dell'altro bando a farsi guerra quando prima da allora in Moldavia, in Georgia e in Ucraina
andavano d'amore d'accordo tutti quanti, non si sentivano popolazioni diverse o divise. All'improvviso hanno iniziato i mezzi di comunicazione, la campagna d'odio, che poi ha legittimato la violenza dell'uni contro gli altri. Ma vi immaginate che queste stesse dinamiche proiettate in Italia potrebbero provocare la guerra dei padani contro il resto degli italiani se solo iniziassero a finanziare campagne d'odio da parte dei mezzi di comunicazione leghisti e poi magari a finanziare una scissione dell'esercito, delle forze dell'ordine nel nord d'Italia per interessi economici. Magari il grana padano vale come il petrolio. E allora decidono di dividere l'Italia per spartirsi il bottino all'estero. Quindi lo stesso che hanno fatto in Moldavia, che hanno fatto in Georgia, che stanno facendo in Ucraina, per interessi economici lo potrebbero fare in Italia benissimo, dividere l'Italia in parti. E voi che credete di essere indipendenti, di avere un giudizio critico, perché ascoltate i mezzi di informazione, i mass media, verreste lavati il cervello. Perché in ogni regione d'Italia c'è il TG regionale con delle redazioni autonome. Quindi quello che potrebbero stabilire ogni redazione autonoma della Puglia, della Liguria, di una regione che non esiste come la Padania, obbedirebbe a interessi politici regionali. E quindi ci sarebbe una divisione della RAI e ogni testata giornalistica direbbe la sua realtà. E quindi dopo 3 o 4 o 5 anni di confrontazione verbale è quello che è successo in Ucraina, che si sparano, si ammazzano a vista, quello che è successo nella ex Jugoslavia, che andavano relativamente d'accordo, a parte quando hanno iniziato a fare la campagna d'odio, e poi alla fine veramente quello che si è arrivati a fare. C'era un po' di polline di quelle piante strane. Quello che si è arrivati a fare è che si sono sterminati proprio fisicamente, perché lo sterminio fisico deve essere preceduto da una campagna d'odio e da un lavaggio del cervello della gente per fargli capire che devono uccidere l'altro, perché stanno soffrendo dei soprusi e quindi il grido di è scappato il piumino. Il grido di Roma ladrona non è distinto dal grido di ladroni filorussi, solo che in italiano si è arrivato al clou, all'escalation, non si sa perché, forse non era di segno delle forze esterne che così sia, ma in Ucraina si è iniziato da una parte a dire filorussi ladroni ed un'altra Mosca ladrona ed un'altra a dire Kiev ladrona. E poi si vede che ci sono ogni giorno centinaia di morti, solo che quando fa comodo in Italia dicono che ci sono morti, quando fa comodo dicono che ci sono negoziazioni, ma i morti continuano a esserci anche perché hanno lasciato mine dappertutto, quindi muoiono anche per inerzia. Ecco un altro difetto mio, che faccio dei video così ampi che in realtà dovrei pubblicarli per separato, perché inizio a parlare di cose amene, poi mi faccio prendere la mano e faccio qualche riflessione seria. Lo so che è un inconveniente per me, più che per voi, perché così la gente non sa quello che va a guardare, magari pensa che sono solo dei saluti e tagliano. Magari interessava a qualcuno il discorso sulla guerra di Ucraina o magari sulle emissioni di moneta, e io dico un po' di tutto. È un po' di niente, magari ci avete ragione, però è così che io inizio a fare video. Quindi almeno c'è un pubblico selettivo, perché chi ha il coraggio di guardare fino in fondo i miei video sa come li faccio e sa cosa aspettarsi che io dico. Chi non mi conosce si perde magari il meglio perché guarda i primi 30 secondi o il primo minuto e mezzo e poi fa saltare tutto il resto. Invece i miei video sono da vedersi fino in fondo. Sono come il vino vecchio, amaro il primo sorso, gratificante l'ultimo. Beh, vabbè, adesso vi lascio, forse farò invece più là dei video specifici sui temi trattati adesso.
Era perché stavo su due piedi, dicevo, lo faccio il video o non lo faccio il video? Lo faccio il video o non lo faccio il video? Perché a volte i miei video nascono così, visto che io non mi va di fare un brogliaccio e stare a scrivere, eppure vorrei essere scrittore. Che cosa strana, no? Forse quando mi metto a scrivere, dirò, beh, adesso non ho tempo per fare i video. Boh. Ecco. Perché non voglio che mi metta a scrivere per fare un video e poi invece mi esce un libro. Se no è come recitare l'Ambeto. Beh, adesso vi lascio e mi raccomando, non lasciate di seguirmi. A presto. Ciao. Dal vostro Santen Chan.